Termina oggi il conto alla rovescia che Santa Margherita Ligure ha scandito per approdare all'evento che la vede protagonista del G20 ministeriale sulle pari opportunità. Nel corso dell'anno di presidenza italiana del G20, in attesa del vertice finale, si sono tenuti e si terranno numerosi incontri istituzionali, gruppi di lavoro ed eventi speciali. Questa fitta agenda dei lavori ha interessato gran parte del paese, consentendoci di valorizzare le eccellenze diffuse sul territorio. Ma per la prima volta il G20 è un G20 che si occupa ad ampio spettro delle tematiche di genere, mentre tradizionalmente era focalizzato sulle questioni economiche. Un G20 ministeriale, dunque, sulle pari opportunità. È un'occasione importante, non solo per questa terra straordinariamente bella, ma per tutta l'Italia. Per la prima volta nell'ambito del G20, sotto la presidenza italiana, il tema dell'empowerment delle donne, della parità di genere, diventa oggetto di una conferenza che vede coinvolti tutti i ministri per le pari opportunità. Porre al centro il tema dell'empowerment femminile nel ricostruire una prospettiva concreta di ripartenza per la comunità internazionale è il segno di un passo in avanti che stiamo facendo, non solo nel raggiungimento dei diritti delle donne, ma per davvero costruire una società capace di liberare le potenzialità, le energie che le donne hanno e hanno dimostrato di saper avere, dal mondo del lavoro, dell'istruzione a quello dell'imprenditoria. E per questo oggi serve una strategia, un'agenda che abbia una visione globale all'interno della quale gli sforzi anche dell'Italia si collocano con ruolo di leadership che il Presidente Draghi ha voluto da subito attribuire all'azione del nostro governo fin dal suo insediamento. Promosso e presieduto dalla professoressa Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia, la conferenza mira proprio a stabilire degli obiettivi concreti per accorciare il divario di genere tramite strategie per aumentare l'occupazione femminile e migliorare i servizi di assistenza per sollevare le donne dal lavoro di cura, con un netto invito ai governi a recepire le indicazioni che vengono dalla società civile. Da Santa Margherita Ligure, il G20 delle donne lancerà un segnale a tutto il mondo. Di fronte una sfida straordinaria, il tempo è quello di intraprenderla e di farlo insieme, promuovendo un'agenda globale a partire dall'urgente questione delle donne afghane, perché il loro non sia un addio al futuro.